La città metropolitana ha ospitato nella cornice dell'Idroscalo la 30ª edizione del Festival dei Giovani, il più grande appuntamento di canottaggio giovanile italiano. Sono stati più di 1.500 gli atleti, provenienti da oltre 120 società in rappresentanza di tutta la penisola, ospitati nei 3 giorni di gare e divertimento. L'evento raggiunge Segrate e Milano per la prima volta nella storia, un segnale importante voluto fortemente dalla città metropolitana e dalla Federazione Italiana Canottaggio. L'Idroscalo ancora una volta si rivela una risorsa importantissima, non solo per la città metropolitana, ma anche, diciamolo, a livello nazionale. Gli atleti presenti oggi arrivano da tutta Italia, perché le società arrivano da tutta Italia, quindi l'Idroscalo è una risorsa importantissima per i milanesi, ma anche per tante opportunità che possono anche in questo caso lanciare Milano oltre tra i propri confini. Il Festival dell'Atleta di Canottaggio all'Idroscalo è un evento bellissimo, importantissimo, che vede 2.000 ragazzi impegnati fino ai 14 anni, di cui fra l'altro il 50% di questi atleti sono ragazze. E quindi vuol dire che lo sport al femminile sta crescendo molto. Un trittico che abbiamo voluto in Lombardia, che è iniziato nel 2017 sul lago di Pusiano, l'anno scorso sul lago di Varese, e non potevamo che completare l'opera in quello che è il bacino più bello del mondo, che è l'Idroscalo. Per noi Federazione è un'immensa soddisfazione che ci dice di andare avanti su questa strada. Ringrazio la città metropolitana e tutti quelli che ci stanno aiutando. Grazie e al prossimo.